Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Oramai è sera e quindi ho deciso di condividere con voi la mia routine serale per la preparazione della pelle per dormire. Prima di tutto raccolgo i capelli perché sennò non vedrò assolutamente niente e cominciamo con i nostri passaggi. Prima di tutto io mi strucco con olio struccante, questo olio che è a base credo di 7 oli. C'è gente che preferisce il bifasico o latte struccante, io sinceramente preferisco l'olio, lo vedo molto più naturale, più efficace. Dopodiché uso il sapone di Xian o Xian di Lidl, costa sul 2 euro e qualcosa, perché è finito il mio, io di solito uso quello della Roche-Posay per la pelle impura. Ma ho comprato questo perché volevo provarlo e andiamo a asciugare la pelle. Dopodiché uso la spazzola per pulire in profondo la pelle, perché di solito sembra pulita, ma invece assolutamente no. Io devo fare due passaggi o tre per la pulizia del viso, soprattutto la sera. Questa spazzola io l'ho comprata il Mercadona qua in Spagna, l'ho pagata tipo 9,90 euro e ce l'ho da almeno 5 anni. Adesso vado a usare questa crema sfogliante a base di bava di lumaca che mi aiuta a togliere la pelle morta. Volendo potete utilizzare il bicarbonato, ad esempio, o il scrub che avete a casa. Ovviamente il scrub non usarlo tutte le sere perché sennò dannoso per la pelle. Questo qua è una specie di sfogliante molto 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 leggero che si può utilizzare tutti i giorni. L'ho pagato credo 1 euro da Primor. Adesso vado a usare la mia spugnetta magica Kiwoko. È una spugna che io adoro perché sono una spugna che si secca quando la lasci là e quando la bagni diventa molto morbida. Tante volte la uso dopo il lavaggio del viso, dipende dal tempo che ho a disposizione e soprattutto la uso al mattino. È una pietra, effetto spugna. Dopo che ho lavato il viso, andiamo a asciugarlo e adesso vado a usare un tonico. Questo tonico è a base di acqua di rose che io adoro, lo potete comprare dai bazar marocchini, è veramente buono, ha un profumino fantastico. Usare il tonico che avete a vostra disposizione, io adoro questo, non lo uso spesso. Adesso vado a usare il siero di a base di lumaca. Di bava di lumaca, scusate, e vado ad applicarlo su tutto il viso. Io di sieri ne ho una marea, ogni sera uso uno diverso. Comunque questi passaggi o questi prodotti che vi faccio vedere io non li uso tutti i giorni perché ogni volta, dipende dal tempo che ho a disposizione, uso una cosa o un'altra. Adesso invece vado ad applicare un siero per i contorno occhi. Anche questo comprato da Primor, non mi ricordo assolutamente quanto l'ho pagato, ma sarà sul 4-5 euro. Dopodiché vado a usare la pietra di giada che mi aiuta a massaggiare la pelle. Ultimamente ho la pelle veramente messa molto male. Perché ho fatto almeno 10 giorni che non mi sono più curata della pelle perché non stavo bene e quindi adesso voglio tornare ai miei routine quotidiane di curarmi la pelle, ovviamente. Adesso andiamo a usare il retinolo. Il retinolo è la vitamina A, toglie le linee sottili del viso come quelle dell'espressione. Toglie e aiuta a togliere o sbiadire le macchie solari.
meglio usarlo d'inverno e soprattutto usarlo la sera. Praticamente è l'unica sostanza di cui è stata scientificamente provata l'efficacia contro le rughe. Si consiglia di usare d'inverno, nei mesi invernali. Io comunque l'adoro. Adesso vado a applicare questo siero leggero gel di Bioderma per pelle mista, che ha un profumino fantastico. E adesso vado a usare il mio gel di Herbalife per il contorno occhi, che io veramente adoro. Lascia la pelle veramente morbida, e soprattutto per chi ha il contorno occhi sensibile è fantastica. Invece adesso vado a utilizzare un gel di Clarins per pelle mista. Ovviamente questi passaggi li uso, lascio asciugare il prodotto, poi ne uso un altro, non metto uno sopra l'altro perché sennò la pelle non ha tempo per assorbire. E soprattutto è importantissimo usare il tonico. Il tonico è un passaggio importante perché aiuta che la pelle assorba tutti i prodotti che li mettiamo su. Adesso vado a utilizzare la mia spatola, questa sì che io la uso tutti i santi giorni, io la adoro. Adesso che se avete la pelle unta o avete messo una crema pesante, soprattutto le creme che utilizziamo di sera, usando la spatola aiuta che la pelle assorba completamente tutto il prodotto e la pelle rimane asciutta. È bellissima la sensazione che si prova, soprattutto io ho messo la modalità lifting, quindi la spatola si scalda un pochettino e qua vi dà una sensazione di, c'è una sensazione molto piacevole. Ovviamente, come notate, come si è alzato il sopracciglia, come si è alzata una confronto all'altra. Proprio adoro, io la spatola la adoro, è stata uno degli acquisti veramente fantastici che ho fatto, che mi vale proprio la pena. E comunque, bella gente, se volete che vi faccio dei video particolari, avete delle richieste particolari, potete chiedermi tutto quello che volete. Se volete sapere qualcosa in più di Valencia o volete più video sui viaggi, fatemelo sapere. E mi raccomando, seguitemi su Instagram. E adesso l'ultimo passaggio è quello di mettere la crema. Questa qua è una crema effetto maschera, infatti ne ho messo un bel po' perché così mi dura tutto il giorno, tutta la sera, e vi assicuro che il giorno dopo avete la pelle asciutta, idratata, che ha una bellissima sensazione. Comunque io, come sapete, io adoro le creme e adoro sentire la pelle bella, morbida, idratata e profumata. Adesso vado a utilizzare un lucida labbra classico, se no potete utilizzare uno scrub prima e poi dopo la crema, il balsamo. Invece adesso vado a utilizzare il gel per il corpo a base di aloe e di Herbalife. Bagno l'altra mano e ci metto sul gel, così li mischio bene, e vado a applicarli sui capelli prima di andare a dormire. Per la gente, spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi piaccia il mio canale. Mi raccomando, se vi piace lasciatemi un like, iscrivetemi al canale e alla prossima. Io adesso vado a dormire. Buonanotte a tutti.